Come tanti altri settori artistici ed economici, a farne le spese della pandemia da Covid-19 è anche il mondo dello spettacolo. Limitazioni e distanziamenti sociali che mettono in ginocchio tante figure professionali che ruotano intorno alla musica. Parliamo non solo degli artisti, ma anche di service audio, luce e video, fonici, attrezzisti, pubblicitari, agenzie ed altro ancora. In video chat, proprio per parlare di questo problema e di altro, abbiamo incontrato uno dei più validi, eclettici e simpatici musicisti del panorama nazionale e non solo, con un curriculum strabiliante, e quando si parla di sax il nome è uno soltanto, il maestro Daniele Sepe. Buonasera Daniele, grazie innanzitutto. Buonasera, buonasera Martino. Stiamo tutti quanti attraversando questo periodo bruttissimo e anomalo a cui nessuno di noi era preparato e ci ha costretti in casa. Questo periodo di isolamento, tu da grande musicista, come lo hai trascorso? Ma io lo sai che sono un poco vagamente libertario anarchico, quindi in realtà ho cercato di evadere il più possibile, anche perché le strade erano il posto più sicuro, sicuramente più sicuro di un supermercato, più sicuro di un ospedale o di una casa per anziani, insomma, per cui è stato difficile, è stato complicato, perché soprattutto rispetto alla questione di tutto quello che abbiamo perso, io personalmente dovevo essere a Parigi, dovevo andare a maggio in Giappone a fare concerti, insomma è saltato ovviamente tutto. C'è stato un disco che è uscito fortunatamente un mesetto prima dell'emergenza, ma che comunque ha risentito del blocco dei negozi, delle feltrinelli, eccetera eccetera, insomma, quindi è sicuramente difficile. Io sono un tipo, tu mi conosci, che poi non ha grandi vizi, quindi come si dice a Napoli, insomma, sono stipato un vino per quando viene sete, quindi non ho sofferto più di tanto, però penso a tanti colleghi che non hanno la mia fortuna, soprattutto a quelli che lavorano in quello che è l'indotto del nostro campo, per cui i tecnici, quelli che montano il palco, tutti quelli che girano intorno a un concerto, che sicuramente saranno in grandissima difficoltà, insomma, e questo non è bene. Proprio per questo, in effetti, è il cuore della nostra intervista. Da persona dello spettacolo, come vedi questa situazione e quale prospettiva potresti suggerire con la tua esperienza? Io la vedo assolutamente irrazionale, come è stata irrazionale secondo me tutta quella che è stata la gestione di questa crisi, no? D'altronde per me, voglio dire, io vivo in un paese come l'Italia dove di emergenze ne abbiamo avute tante, insomma, pensa al terremoto dell'Aquila o a quello delle Marche, insomma, e sappiamo che sulle emergenze più che altro la nostra classe politica ha sempre speculato che fatto quello che doveva essere fatto. E non penso che stavolta poi siano stati talmente diversi, no? Penso, che ne so, alla storia dell'ospedale della Fiera di Milano, inaugurata con grande pompa magna, trombe e tamburi, e tra l'altro distanze di sicurezza non rispettate, tante altre belle cose, che è stato completamente inutilizzato, 20 milioni se non di più, perché 20 milioni sono solo le donazioni dei privati, buttate alla finestra, quando forse 20 milioni di tamponi sarebbero stati molto più utili. Quindi per me è stato veramente 3 mesi di follia, anche riguardo alle misure che sono state prese e che sono ancora in atto. Riguardo alla questione della musica, segue la stessa irrazionalità, cioè, a parte che abbiamo un ministro della cultura, non ho capito bene se ha mai parlato, ha detto niente su questo, però mi sembra strano che per esempio si possa andare a messa ma non si possa seguire un concerto o andare a vedere uno spettacolo teatrale, anche perché se puoi andare in spiaggia mettendo gli ombrelloni a distanza, i lettini a distanza, non capisco perché non puoi sentire un concerto all'aperto con delle sedie messe a distanza. Se ci sono degli steward che accompagnano ai lettini e alle sedie a sdraio in spiaggia, non capisco perché non ci possono essere degli steward che accompagnano la gente a sedere al loro posto tranquillamente a un metro di distanza. Ci dicono sempre un metro di distanza, no, all'aperto, a un metro, certo, di distanza in una piazza si può benissimo fare un concerto, però fino a mo' io non ho sentito nessuno dire niente su questo. Poi ovviamente ci sarebbe da studiare una serie di protocolli per noi che suoniamo e quindi che stiamo sul palco, però penso che
voglio dire, il buon senso saprebbe benissimo dirci cosa fare, cioè la sanificazione di tutte quelle, l'attrezzatura dei microfoni, di quello che serve per, con cui può essere a contatto, delle sagome per terra da cui uno non si può muovere più di un tot, insomma, delle distanze che ci possono essere. Penso che questo possa riguardare anche, per assurdo, il teatro, ovviamente rimodulando tutto quello che può essere uno spettacolo teatrale dove non ci può essere il contatto, eccetera eccetera. Però adesso ho sentito al telegiornale, per esempio, che stanno parlando di aprire addirittura al calcio, e là il contatto ci sta, per esempio, no? Quindi niente, che ti devo dire, io penso che sta man mano a dei pazzi abbastanza lucidi, e quindi non c'è altro da fare che aspettare. Sentite questa storia. C'era una volta nel mare profondo una tribù di pesciolini che vivevano senza confini. A proposito del nuovo disco, anzi della copertina del nuovo disco, vabbè, racconta tu l'incredibile accaduto. Beh, niente di speciale. Quando ho pubblicato il disco in digitale, poi dai musician mi arrivò una comunicazione scritta che la copertina non andava bene perché Apple Music, iTunes, Spotify non avrebbero accettato la copertina per il disegno che c'era, dove fra i tanti personaggi c'era una sirena ovviamente a senno nudo. La cosa strana, a parte proprio il fatto in generale, è che poi ci stanno un sacco di marinai con i capezzoli da fuori, quindi era proprio, ce l'hanno proprio con le zizze delle donne, diciamo. Non doveva mai andare più in là di terra murata. Questi limiti li chiamo confini. Aspettate che viene il coro, poi racconto come andò a finire. Questo tempo che hai passato in casa ti ha dato spunto per idee future? Ma guarda, noi in casa qua abbiamo realizzato nel frattempo quattro pezzi, uno con Aldo Laghivalà, che è un appendice delle nuove avventure di Capitan Capitone, si chiama Pandemonio ed è proprio un brano, una riflessione nostra su quello che sta succedendo e su quello che soprattutto succederà dal punto di vista sociale, per quello che ci comporterà questa crisi che sta per arrivare. L'hanno fatta ferma, l'hanno fatta zitta, hanno vinto paura, hanno chiuso a faccia la mura, non hanno tagliato uscita, non l'hanno fascita, hanno accaduto, non sanno arrivare, a libertà ci contrà, ed abbracciare, ed abbracciare, e chiamà, a libertà, all'improvviso, ci troviamo di sant'anata, a distanza poteva risolvere uno stato di cose che nessuno di noi si era scelta. E poi tre pezzi con sempre la ciurma di Capitan Capitone che abbiamo realizzato, uno di Zappa. Insomma, ho lavorato, poi ovviamente un sacco di amici mi chiedevano di mettere sassofoni sui loro pezzi sempre a distanza, quindi mi sono tenuto impegnato, anche se la concentrazione, anche la voglia di fare le cose ti manca quando sai che è una cosa individuale, cioè io non sono abituato, per me suonare è un fatto collettivo con gli altri con cui sto suonando, ma soprattutto col pubblico, insomma, quindi è un po' strano, un po' fantascientifico, diciamo, un po' horror quello che ci siamo costretti a fare. Quindi manca proprio quel contatto umano, sociale, col pubblico e con i colleghi musicisti, che incide tantissimo sulla creatività. E beh, soprattutto per chi fa una musica in cui per esempio l'improvvisazione
ha un'importanza, se non c'è quello che si chiama interplay, insomma, è un po' difficile, insomma. Dovrebbero fare le partite di calcio giocando da casa e tirando il pallone virtualmente. Capitan Capitoni, Fratelli della Costa, invece come hanno vissuto questo periodo? Guarda, noi ci avevamo quello che facevano poi il resto degli italiani, ci facevamo queste chat di gruppo la sera, soprattutto mentre stavamo a cucinare, ognuno di noi diceva all'altro che stava cucinando, si faceva compagnia, però sono sempre dei palliativi, cioè a noi ci piace, siamo una ciumba, quindi ci piace di stare assieme, di fare un bordello, di bere, mangiare, insomma. Io quello che ti posso dire è che per esempio io ho vissuto una città, Napoli, in questi tre mesi assolutamente pazzesca e riconoscibile, con un'aria di una pulizia, la sera vedevo le stelle così come le vedo quando sto sul gommone in mezzo al mare. Un silenzio meraviglioso, perché questo è bello, quindi mi preoccupa poi un ritorno ad una normalità che normale non era, perché questa città, soprattutto il centro storico, era diventato una specie di Luna Park per turisti e per amanti della movida notturna, che va bene perché è vita, però cioè, voglio dire, sarebbe... Forse sarebbe stato, perché ormai è già tanti, sarebbe stato opportuno da parte di chi amministra pensare, cioè se avessero riflettuto su come era diverso, per esempio, respirare due mesi fa qua, oppure guardare il mare e vedere che era come i Caraibi, capire che c'erano una serie di cose che andavano fatte alla riapertura, cose che non hanno fatto, non faranno. Quindi l'idea sarebbe di fare mezzo passo indietro, non un passo intero. L'idea sarebbe di prendere qualcosa di buono da questa esperienza. Allora, per esempio, quando tu vedi che le acque del Sarno sono limpide. Erano. No, erano limpide. E poi fai in maniera che tornino una merda dopo una settimana, e questo vuol dire non aver imparato niente, purtroppo, secondo me. Approfitto di questa chat per chiederti un messaggio esortando a non abbassare la guardia, perché siamo sì nella fase 2, ma il problema ancora persiste. Io credo sempre nel vecchio buonsenso, cioè nel senso se stai in un posto isolato da solo e non vedi anima viva intorno, puoi pure toglierti la mascherina, ma se stai in mezzo alla strada, in mezzo a tanti, serve o non serve, la mascherina mettila, perché casomai ti scappa un colpo di tosse, e quindi mi sembra normale. Penso che sia normale avere un atteggiamento guardingo rispetto alla cosa, ma non paranoico, cioè non alla Verdone, no? Sai che Verdone è un appassionato di medicinali e malattie. Ecco, basta il buon senso, secondo me, per andare avanti. Quello che è mancato, per esempio, sicuramente in tutte le regioni del nord, dove la produzione e il profitto hanno fatto in maniera che quella cosa creasse una tragedia, insomma. Che cosa ti manca? Quello che vorresti fare per prima cosa, che cos'è? A me è mancato il mare, è mancato la possibilità di andare a fare un sentiero in montagna, è mancata la natura. E poi ovviamente sono mancati gli amici. Adesso mancherà il lavoro, però sai, uno può resistere a tutto, anche a una condizione difficile come quella del lavoro, ma quella della socialità e la mancanza del contatto con gli elementi, quello è secondo me insopportabile. Cioè io posso pure morire di fame, ma già morire di fame allegro, comunque, ecco, questo è indispensabile. Daniele, una domanda un pochino fuori dal tema dell'intervista. Ti dico: vino, donne, giallo verde, quindi Brasile, e motociclette. Sono tutte passioni, sono cose che a volte fanno bene e a volte fanno male, tutte quante, insomma. Di tutte queste qua sicuramente il Brasile è l'unico che fa sempre bene, non ha pericoli nascosti.
E il vino? Eppure c'ha pericoli nascosti. Quindi in generale a me mi piace molto il vino, quello fatto paesano in casa, senza tante sofisticazioni, insomma, quello lo preferisco sempre e comunque, insomma, può essere Aglianico, Falanghina, Perepalum, quello che volete, però preferisco quello là. Parliamo dell'amore, parliamo della donna. Le donne sono come motori, per questo ti dicevo, gioie e dolori, insomma, quando va bene è bellissimo, quando va male è bruttissimo. Siamo rotti a tutte le esperienze, quindi in ultimo la moto. Quella è come le donne, gioia e dolore, insomma, soprattutto quando ti ritrovi una motocicletta anzianotta come la mia, insomma. Però devo dire, si comporta benissimo. L'anno scorso mi sono fatto, come al solito, un sacco di concerti in moto. Sono andato a suonare spesso con Bollani andando in motocicletta, altre volte con Mirko Signorile, e mi sono fatto delle strade meravigliose, che io non sono un amante dell'autostrada, mi piace molto metterci casomai 4 ore in più per arrivare in un posto, però fare strade provinciali, insomma, e quindi per esempio farsi la Bradanica in agosto con la motocicletta vuol dire farsi 100 km senza vedere un'altra macchina, e questo è impagabile. Che moto hai? Ho una XT600 2KF, ovvero sia quella là che si accende a pedale. È un carro armato, però devi avere la salute per metterla in moto e per portarla. E fine, mo la salute ci sta. Non voglio rubarti più altro tempo, perché so che fra poco vai a cenare. Ti posso rubare un pezzo di sax così in diretta Skype, o ti chiedo troppo? Mi prendi e dovrei montarlo, però ti posso fare qualcosa con questo. Ho fatto un pezzettino di O'Carolan del 700 irlandese. Va? Va bene, allora ci salutiamo qua e a ben vederci a breve per un momento conviviale. Sono d'accordo con te. Un abbraccio. Ciao.